Abbiamo voluto documentare e anche comunicare all'opinione pubblica. In realtà il fenomeno è molto più esteso e capillare di quanto si possa immaginare. Non ci sono soltanto le industrie del nord che trasferiscono i rifiuti tossici al sud, ci sono anche i cittadini del sud che contribuiscono ad alimentare nel loro piccolo, che poi diventa grande, l'inquinamento di questa terra. Ecco perché credo che sia stato, non dico opportuno, ma quasi doveroso mostrare questo filmato per dire chi sono poi in concreto i protagonisti di queste azioni illegali, a tutti i livelli. Con responsabilità anche delle amministrazioni comunali che probabilmente spesso non controllano. Ma questo è sotto gli occhi di tutti, e questi non erano cumuli di rifiuti occultati, erano cumuli di rifiuti posti a margine di una strada, sia pure non di primaria importanza, che assicurava il pubblico transito, come si vede anche dal filmato stesso. Quindi i cittadini erano perfettamente consapevoli di ciò, tanto consapevoli che contribuivano ad alimentare, ad irrobustire, diciamo, il carico inquinante, sversando sacchetti ed altro in quelle zone.